Ciao, ciao a tutti! Allora, l'acrilico è sempre una tecnica che dà ispirazione a tante persone, che coinvolge sempre tante persone, e quindi oggi vi dico 5 regole, o meglio, vi do 5 consigli più uno per chi vuole iniziare a dipingere con l'acrilico. Prima di partire con i miei 5 consigli più uno, vi ricordo di iscrivervi qui al mio canale YouTube per rimanere aggiornati su tutto quello che faccio, naturalmente sui miei consigli, sui miei corsi, su tutto quello che mi riguarda. Commentate se avete dei dubbi, naturalmente, e attivate la campanellina così sarete messi al corrente quando pubblicherò un video. Vi lascio ai miei consigli. Ciao a tutti, ben ritrovati. Allora, gli acrilici veramente sono un tipo di pittura, permettono un tipo di pittura molto più semplice rispetto ad altre, come può essere l'olio, e veramente sono molto molto versatili, quindi vengono utilizzati sempre più da tante persone. Non sempre però è facile muoversi ugualmente anche con gli acrilici, quindi oggi vi voglio dare qualche consiglio per iniziare a dipingere con gli acrilici. Il primo consiglio che vi do è quello di partire da un set già composto di colori, perché è vero che quando si dipinge in realtà sarebbe meglio scegliere i colori giusti e poi mischiarli fra di loro, ma all'inizio naturalmente non si può concentrarsi sempre su tante cose, è meglio partire già con un set da 24-12 colori e utilizzare i colori anche già fatti eventualmente, perché è la composizione dei colori fra di loro, naturalmente richiede una competenza che all'inizio non si ha, e quindi magari è meglio concentrarsi prima su imparare a dipingere con gli acrilici e poi dopo, quando abbiamo un po' più di confidenza, magari impareremo anche a mischiare i colori fra di loro. Il secondo consiglio che ti voglio dare riguarda il fatto che gli acrilici asciugano in fretta. Spesso all'inizio si fa fatica a gestire questa cosa, soprattutto con i colori dentro la tavolozza, mentre si dipinge, in realtà i colori si asciugano molto rapidamente sulla tavolozza e quindi questo ci crea dei problemi perché tendiamo a lavorare in fretta e all'inizio questa è una cosa faticosa. Come sopperire a questa cosa? Quando utilizzate gli acrilici, metteteli su una tavolozza di plastica, possibilmente con i bordi un po' alti, come queste, che vedete hanno dei bordi abbastanza alti. Così potete mettere il colore e coprire il tutto con la carta cucina, la pellicola trasparente. Che si utilizza per gli alimenti. In questo modo l'umidità e i colori rimarranno dentro e quindi i colori si asciugheranno meno in fretta. Se però vedete che comunque si stanno asciugando, aprite un attimo la pellicola e spruzzate un po' di acqua sulla vostra tavolozza e richiudete con gli spruzzini, quelli classici che si utilizzano, veramente che si trovano ovunque, si utilizzano per tantissime cose. Non spruzzatele tanto perché naturalmente se no diluite troppo il colore, solo quando vedete che si sta un po' asciugando. Il terzo consiglio che vi voglio dare riguarda i pennelli. È vero che per l'acrilico potete utilizzare qualunque tipo di pennello, ma è anche vero che spesso mi segnalate che vi vengono dei segni nella vostra pittura d'acrilico. Quindi scegliete il pennello giusto. Qual è il pennello giusto? Quello abbastanza morbido che quindi non crea dei segni, perché difficilmente poi sarete in grado di eliminare i segni quando date la pittura di acrilico, se utilizzate quei pennelli che sono di solito bianchi o gialli chiaro, che sono come quelli un po' da pittore, diciamo, da imbianchino, sono più rigidi, hanno le setole molto rigide. Andrebbero bene comunque per dipingere d'acrilico, soprattutto se si vuole utilizzare molta materia, ma per iniziare veramente diventa un problema poi gestire i segni. Il quarto consiglio che ti voglio dare è quello che riguarda i supporti.
Dove dipingo d'acrilico? Questa è una domanda che mi viene fatta tantissimo. L'acrilico quindi si può utilizzare su qualunque superficie, ma va adeguatamente trattata e all'inizio questo diventa comunque un problema. Le superfici migliori per dipingere l'acrilico sono quelle porose, non certo quelle lucide. E quindi all'inizio ti consiglio di utilizzare del materiale già trattato, come può essere una tela, può essere un cartone telato, può essere la carta apposta per acrilico, altrimenti ti consiglio, se vuoi utilizzare dei supporti come possono legno o materiali vari, devi assolutamente trattarlo con del gesso acrilico o anche nel caso del legno, per esempio, basta una mano di acrilico. Ma se vuoi partire con calma e concentrarti su meno cose, utilizza dei supporti classici come la tela, il cartone telato e la carta apposta che sono già trattati e studiati proprio per l'acrilico. Il quinto consiglio che ti voglio dare è quello che riguarda il diluire gli acrilici. Gli acrilici possono essere diluiti con l'acqua, ma anche con tantissimi medium che ne alterano o ne trasformano le caratteristiche. Quindi può essere, generalmente si utilizzano dei medium ritardanti che ritardano quindi la sua asciugatura e che ci danno la possibilità di creare più sfumature perché lo rende un pochino più simile all'olio, ma i medium per l'acrilico sono tanti, sono quelli che creano spessore, sono quelli che creano tante, veramente tantissimi effetti diversi. All'inizio però ti consiglio di partire a utilizzare l'acrilico utilizzando come unico medium l'acqua. Questo perché avrai modo di conoscere meglio come si comporta l'acrilico in generale e quindi di imparare anche come si dipinge in generale. Solo dopo che avrai preso un po' di dimestichezza con questa tecnica, naturalmente sarai libero di sperimentare, e io sono sempre per sperimentare il più possibile, sperimentare tutti i medium che esistono per questa tecnica. Bene, ti ho elencato i miei 5 consigli per iniziare a dipingere ad acrilico, naturalmente ne aggiungerò uno. Che è l'ultimo, ma secondo me non meno importante, anzi forse è il più importante. Oggi esistono sulla rete, su YouTube naturalmente, ma anche su tantissime altre piattaforme, esistono tanti tutorial scritti con fotografie o dei video, veramente le possibilità di guardarli, di capire come funziona, sono veramente tantissime. Questo non vuol dire che però sia più semplice imparare attraverso i tutorial e basta. Il modo migliore per imparare a dipingere d'acrilico come con altre tecniche è sicuramente quella di seguire un corso, perché un corso è strutturato per farti partire dalla A fino alla Z, per darti soprattutto le basi. Un metodo, diciamo, quindi è la differenza che c'è fra i video, i tutorial e un corso è proprio il fatto che sia un corso, segue un percorso che può essere vario a seconda naturalmente del tipo di corso che uno vuole fare, ma ti porta da un inizio fino a un certo traguardo. Secondo me i tutorial sono un'ottima risorsa, sono una cosa meravigliosa che esistono, ma all'inizio creano forse più confusione che altro perché è come apprendere tante nozioni a destra, a sinistra. Veramente le nozioni possono confondere perché non creano un percorso. Quindi se hai intenzione di partire a imparare a dipingere con l'acrilico, come veramente con qualsiasi tecnica, ti consiglio di seguire un corso che ti porterà da un inizio fino a una determinata traguardo. Vi ricordo che se siete intenzionati a dipingere con l'acrilico, a iniziare a dipingere con l'acrilico o a progredire la vostra tecnica con l'acrilico,
Sono presenti, ho tre corsi, tre videocorsi sulla piattaforma Udemy. Naturalmente vi scrivo quali sono qua sotto quelli attualmente presenti. Naturalmente nel tempo se ne susseguono sempre di nuovi, quindi rimanete aggiornati qui sul mio canale YouTube in cui potrete vedere anche le uscite dei miei videocorsi. Se avete bisogno di informazioni, contattatemi qui sotto nei commenti, o veramente su tutti i miei social presenti. Vi lascio anche di questi il link. Nel frattempo vi ringrazio di avermi seguito in questo video. Iscrivetevi anche al mio canale YouTube così rimanete aggiornati su tutti i miei video corsi, ma anche naturalmente su tutti i miei video e su tutti i miei consigli che spesso trovate qua su questo canale. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!